Ah, io vengo da Chicago e Chicago è molto conosciuto di pallacanestro perché Chicago Bulls, Michael Jordan. Però parliamoci di mio l'ultimo anno di liceo. Abbiamo fatto, non so, quattro ragazzi che andate in NBA, Quentin Richardson, Corey Maggette, Bobby Simmons. So, il mio nome è molto sconosciuto. Io avevo questa idea di per migliorarmi devo pensare a giocare con giocatori più forti in difesa, che era Scottie Pippen, ok? So, ogni giorno ho fatto questo elemento nella mia testa di giocare contro Scottie Pippen. Lui aveva le braccia lunghissime, ok? E io sempre ho pensato a giocare contro lui e ho fatto questa scena nella mia testa, diciamo, perfetto, nel senso, rumori, dove stava, come lui sudava, ok, qualcosa vero. E durante il mio tempo in università, io sempre ho fatto questo elemento nella mia testa, anche prima di elemento, ok? Solo per dire, dopo 4 anni, io non avevo un nome grande di andare nel draft. Ok, so io sono stato un ragazzo che deve tornare di laurearmi in economia, so sono andato un anno senza giocare. E da lì è proprio impossibile di andare in NBA dopo un anno di nulla. Io sono stato molto fortunato perché c'è un giocatore che si chiama Randy Brown che ha fatto un torneo uno contro uno. Io ho detto, guarda, io devo entrare perché anche in quel tempo non avevo soldi, che okay, dopo scuola non ho un lavoro, però riesco a prendere 100 dollari da mio zio e sono entrato in un torneo uno contro uno in Chicago. Ho vinto. C'è un allenatore, lui è il secondo allenatore di Chicago Bulls, che si chiama Pete Miles. Lui ha sentito, ha detto, oh, ho sentito che tu hai vinto questo uno contro uno. Vieni qua per giocare con noi perché noi dobbiamo iniziare prima di stagione di fare elementi. Sono andato lì, c'era, guarda, Daniel Marshall, Jalen Rose, Tyson Chandler, Eddie Curry, questi nomi. E era il primo anno di John Paxson, perché prima era Jerry Krause, ok? Sono andato lì, io vengo da Chicago, so io faccio tanti trash talking, no? Ho cominciato a dire tante cose a Jalen Rose, ok? E quando John Paxson ha visto, mi ha detto, caspita, ma chi è questo ragazzo? Ok? E io sono stato molto fortunato perché quel anno era il primo anno di minicamp, che NBA ha fatto un camp che ragazzi meno di 3 anni devi venire di partecipare agli allenamenti. Loro mi hanno detto, oh, vieni qua per fare l'allenamento. Sono andato lì, ok? E è andato benissimo. Quando i veterans stavano tornando, era l'ultimo anno di Scottie Pippen, lui è tornato. Ok? Qualcosa spettacolare. Siamo stati quasi 17 ragazzi. A 17 ragazzi lui mi ha preso sotto le sue braccia, nel senso questo mio ragazzo. Io ricordo, c'era dopo un elemento, lui è venuto a me, questo è reale. Lui ha detto, oh Linton, rimaniamo qua per fare un po' di elemento. Io faccio difesa contro te, ok, per aiutarti. Stiamo giocando uno contro uno. Quando siamo stati in spogliatoio, veramente io ho cominciato a fare piangere, lacrime, perché ho detto, caspita, ma questo è uguale che cosa io stavo pensando quando io stavo in università. L'unica differenza è che lui ha vinto questo uno contro uno, che nella mia testa io sempre l'ho vinto. Però, per dire, io sono entrato in NBA perché io sempre ho pensato, diciamo, positiva, ok? Io ho accettato tutti gli ostacoli che stavano avanti a me. Però quando qualcuno ha qualcosa nella sua mente, devi provarci, ok? Devi andare, ok? Anche contro tutti quanti, perché nessuno ha creduto che io posso andare in NBA. E il discorso non è solo NBA, è di qualsiasi cosa, ok? Allora, sua mentalità è nostra mentalità, perché io vengo da, diciamo, suo padre, Michael Jordan, ok? Guarda, io ricordo Michael Jordan ha fatto questa partita contro Utah quando lui aveva influenza. Flu game. Ok, allora, per vedere questo, ok, perché solitamente quando qualcuno ha influenza non può giocare. Il fatto che lui è andato dentro, ha partecipato, ha fatto 30 punti e neanche ha vinto, ok, per trasmettere un messaggio a un ragazzo, guarda, se c'è qualcosa di difficile, ma chi sei per non partecipare quando c'è Michael Jordan che è andato a giocare quando stava male, ha fatto 30 punti e neanche ha vinto, ok? Qualcosa che mi piace a dire proprio adesso, per essere un americano che sono arrivato qua in Italia,
dopo 30 anni e adesso sto parlando un'altra lingua, ma non esiste, ok? Perché per noi americani, noi mettiamo pressione a tutti quanti di parlare inglese, ok? Dopo 30 anni, nella mia testa, tutti stavano pensando che il mondo deve parlare inglese. Il fatto che io non sono imbarazzato di sbagliare perché io riesco a capire che questo è il momento ho opportunità di crescere, perciò io sto qua, perché io ho sofferto assai. Persone come me, vado a parlare con gente che guarda in faccia, ma lui parla strano, non mi rispondi, perché nel mio paese io sono un grande. Però per iniziare qua, io sono stato un piccolo perché non riesco a comunicare. E questo che diciamo noi prendiamo da Kobe, mentalità, devi essere aggressivo contro, diciamo, il mondo, perché il mondo è duro. Quando gente guarda me o se io non riesco a comunicare, ma questo è qualcosa di duro, però devi essere aggressivo, devi studiare in più, devi andare più forte di superare queste cose. E perciò, guarda, io sto qua, riesco a fare un'intervista, di trasmettere qualcosa a tutti quanti. E mentalità di Kobe è qualcosa che dobbiamo, diciamo, condividere con tutti quanti. E questo film è qualcosa bellissima, perché riesci a capire dove è arrivata questa mentalità. E per essere una persona, diciamo, strano, o avere un inizio molto difficile, perché per essere un ragazzo straniero nella classe di italiani non riesci a capire chi sei. Lui è molto contrario, perché è americano in ambiente italiano, ma questo aiuta lui di proprio cresce, di fare il lavoro in più, di superare. È un momento difficile per un ragazzo, ok? E per me era un gioia, perché ho giocato contro lui. Devo raccontare, io ricordo il mio primo anno a Chicago Bulls. NBA è questo, regole, che ogni rookie deve arrivare tre ore prima di una partita. So, se noi giochiamo 7:30, un rookie deve essere lì 4:30. E il fatto che io vengo da Chicago, ho detto, guarda, se un rookie deve venire 4:30, io devo arrivare alle 4, ok? Partita di Los Angeles, che anno che loro avevano Karl Malone, Gary Payton, io sono stato a palestra alle 4, riesco a vestirmi 15 minuti, sono stato proprio a campo, ok, 4:15, ok? Kobe è già lì, bagnato. E tutti sanno il suo, carattere di fare lavoro duro, però era vero, ma lui stava facendo elementi prima di un partito. Lui ha già vinto 3 anelli, no? È un veteran, non deve fare questi. E per me è proprio una gioia a vedere giocatori a alto livello che ancora sta facendo il lavoro di un rookie. E io sono andato lì di interrompere il suo workout, solo per dire qualcosa, perché per me lui è un grande, era Kobe, solo per chiedere che serve per giocare in NBA. Lui mi ha detto tranquillamente, devi fare lavoro duro, più duro di tuo compagno. E per me era un onore di fare questo ruolo, perché anche per iniziare qua in Italia, quando ho cominciato a parlare, diciamo, italiano, ho sempre detto, dovrei fare un scherzo a lui, per dirlo, guarda, anche io so parlare italiano. E quando lui ha fatto questo, diciamo, transferimento, incidente, era chiuso per me per fare un scherzo a lui. E quando è arrivata questa opportunità, ho detto, ecco, un modo molto carino di chiudere questo discorso, perché stavo parlando con piccolo Kobe, no? No, era qualcosa che devi vedere. Mamma mia, è qualcosa enorme, perché in che momento sei migliore nel mondo? Perché io ricordo che anno era contro Detroit Pistons, ok? E per dire come la vita è fatta, non è niente facile. E io ricordo, siamo stati sotto, era gara 7, però io ho sentito, guarda, questa è la vita, ok? Devi essere duro. Devi essere dura, ok? E quando io riesco a sentire, perché non stavo giocando, io ho detto, guarda come noi
andiamo a vincere perché abbiamo preso questo momento difficile. Perché se non era niente difficile, io non posso essere sicuro che noi vinciamo. Michael Jordan, quando lui ha preso influenza, questa è qualcosa dura, difficile. Però questo è l'esempio di un ostacolo di superare, di prendere l'altro, diciamo, sapore, gusto per vincere. E questo è qualcosa che ho imparato. E per vincere, veramente, io avevo 25 anni, ho sentito come io sono stato proprio il top nel mondo. E no, è un grande soddisfazione. Lui adesso è Hall of Fame. Però che anno, anche un anno strano, perché non ho giocato, perché avevo un infortunio di mia caviglia, però ho imparato in più che anno. Stavo giocando con Tim Duncan, Tony Parker, Bruce Bowen, Brent Barry, Manu Ginobili. Manu Ginobili era uno che io sempre ho detto, era un peccato che lui ha giocato con una squadra forte, perché se lui aveva un'opportunità di giocare con una squadra, diciamo, scarsi, riusciamo a vedere qualcosa più spettacolare, perché il fatto che io avevo un'opportunità a vederlo in allenamento, per me era un gioia, perché lui era troppo forte che io posso pagare anche solo a vedere i suoi allenamenti. E Popovich era un grande, ho imparato tante cose da lui. Però che anno che diciamo che abbiamo vinto, per me è un anno molto difficile, perché sono stato fuori, ok, non riesci a, diciamo, esprimere il mio carattere dentro il gioco, però lì io riesco a capire l'importanza di essere sano, perché quest'anno ho cominciato a mangiare molto sano, riesco a trovare una connessione di che cosa si mangia, come si gioca, e veramente questo è diventato mio, diciamo, conoscenza nell'NBA, perché io sono stato energy guy, ok, delle cose che mangiavo. E in quel periodo io ricordo LeBron James, abbiamo iniziato insieme, lui è un ragazzo che ha mangiato pollo in fritta, tanti ragazzi stavano bevendo Coca-Cola, ok, però io sono stato l'unico, diciamo, giocatore che stava mangiando patate dolci in mezzo tempo, wheatgrass shots, avevo un succo di frutta, verdure, e questa era la mia forza. E da lì, perché avevo questo infortunio, mi ha spinto di essere, diciamo, più conosciuto di un ragazzo molto sano. Per noi Michael Jordan è proprio Dio. Okay. Anche per noi. Sì, ok, no, infatti, il fatto è che io vengo da Chicago, proprio un Dio. E noi sempre abbiamo detto, guarda, che fai, quando io ero un ragazzo a campetto, che fai se Michael Jordan vieni qua? No, io vado a morire, Michael Jordan qua. So io ricordo quando stavo giocando con Chicago Bulls, mai incontrato con Michael, ok? Però qualcosa che ho scoperto è strano, adesso 3 anni fa, quando stavo guardando Last Dance, che io avevo lo stesso spogliatoio di lui. E quando io sono stato lì, nessuno mi ha detto questo. E neanche io ho fatto un telefonato a trainer, ho detto, perché tu non mi hai detto? Ho detto, io pensavo che tu già sapevi, perciò hai scelto lì. Ho detto, no, ho scelto lì per caso. Però comunque, il mio spogliatoio era qua, e c'era una porta proprio lì. E lui ha scelto questo posto per uscire prima di entrare in media, ok? Perciò ha scelto. Sì, è verità, la stampa, sì. E so io stavo lì, era prima di una partita, e all'improvviso, perché lui ha le mani così enormi, lui ha preso la mia spalla proprio qua e è arrivato qua, proprio qua, a mia testa, e ha detto, oh, Linton, ok? E ho guardato, e in quel momento io ero morto dentro, oh Michael, mi ha toccato la mia spalla. Però il fatto che anche io sono stato un NBA giocatore non può comportare così. Solo guardo lì, ma che c'è MJ, che vuoi così? E lui ha detto, no, io voglio che tu firmi questo tavolo. Ma lui vuole firmare anche io, mio, ok? Una palla, ok? E lui ha detto, oh,
non è per me, è per mio figlio, lui vuole l'autografo di tutti quanti. E gli ho detto, ok, va bene, dammi questo, faccio tranquillamente, eh? E l'ho lasciato a lui, però quando lui è andato via, ho detto, mamma mia, ma Michael Jordan mi ha toccato, ha detto il mio nome, ok? E per me era un grande. Come un fan. Mamma mia, ma perché io, la strada che io sono entrato in NBA era da proprio un tifoso, perché il fatto che ho vinto questo uno contro uno, tutti mi hanno detto è impossibile che tu vai in NBA. E poi sono andato nell'allenamento, Scottie Pippen mi ha preso sotto sue braccia. E infatti io ancora sono stato l'unico giocatore per mia agenzia, si chiama Priority Sports, che è grande, Mark Bartlestein, lui mi disse tu sei ancora l'unico giocatore che sono arrivato al mio ufficio con un contratto già firmato. Perché io sono andato lì a lui e ho detto guarda, tu devi fare lavoro con me per gratis, perché io già ho fatto tutto, solo che mi serve un procuratore indietro. E lui ha detto ok, perché prima anno non ho pagato. Prima io stavo un ragazzo che stava giocando proprio PlayStation, a un ragazzo che aveva 10 anni, ok? E loro mi ha detto, quando sono andato in NBA, l'insegnante ha detto, chi sei il tuo eroe? E lui ha detto, Linton Johnson. E ha detto, perché? Perché lui stava in casa, stava giocando videogiochi con me, e la settimana prossima lui è andato in NBA, ok? So per me era un sogno veramente. Lui mi ha detto guarda, non c'è un'altra opportunità di giocare in NBA, dobbiamo trovare un'altra soluzione. E per me era difficile di sentire questi, però la vita è così. E io ricordo quando lui mi ha detto guarda, abbiamo questa opportunità in Italia, però un carattere come te, sono sicuro, quando tu vai lì, noi non riusciamo a prenderti indietro per tornare qua. E era così, perché diciamo questo era qualcosa di difficile, però il fatto che io sono riuscito a guardare oltre, io riesco a fare anche una vita qua. Ho una famiglia qua, belli figli, mogli, sto facendo interviste, riesco a trasmettere qualcosa positiva. E so, qualcosa che sembrava brutta è diventato due vite. So io posso guardare, guarda, io ho vissuto due vite nella una vita, ok? È qualcosa che è meraviglioso. E questo è l'esempio che io voglio spingere. Quando qualcosa sembra difficile, se tu hai una forza di mantenere, di camminare con testa in alto, di accettare questi qua, c'è qualcosa più, diciamo, gustoso dopo. Dobbiamo accettare che, è un esempio che mi piace parlare, Dante, ok? Quando lui ha scritto Inferno, ok? Qualcosa più interessante di Paradiso, da mio visto, perché quando qualcuno va a soffrire, esce veramente gusto o sapore nella sua carattere. Io sono stato a Milano 2 settimane fa e ne ho detto, guarda, lo sport è come tè. Nell'acqua, quando nell'acqua fredda non esce niente, però quando tè vai in acqua calda, questo è il momento di uscire il tuo carattere vero, ok? Quando qualcuno parla di amore, ok? Tu vuoi capire se una donna loves you, ha amore per te, falla essere arrabbiata, ok? E dopodiché tu riesci a capire se c'è un vero amore. E questi esempi che io ho preso da sport, perché lo sport, tutti diciamo, psicologico, non riesce a dire in italiano, psicologico, riesce a mettere in pratica, in reale nel sport, se io sono chiaro. Se per esempio so, qualcuno dice, ma tu sei un grande, ok, ho sentito questo, però come posso arrivare, diciamo, a concretizzarlo, sì, vero? In sport è la strada di andare.